statue, tutto qui. E dov'è il cibo? Ma chi sono queste persone? Non ne sono sicuro, ma sento di conoscerle in qualche modo. Guardate, quello è un dominatore dell'aria. E questo è un dominatore dell'acqua. Sono messi in fila secondo un preciso ordine: aria, acqua, terra e fuoco. È il ciclo dell'avatar. Ma sì, è vero, sono degli avatar. Tutte queste persone rappresentano le tue vite precedenti. Wow, sono così tanti. Vite precedenti? Katara, tu credi davvero a questa storia? Ma è vero! Quando l'avatar muore, poi rinasce nella successiva nazione del ciclo. Aang, reagisci? Oh? Chi è quello? Questo è l'avatar Roku, l'avatar precedente a me. Eri un dominatore del fuoco, ecco perché non mi fidavo di te quando ti ho incontrato. Non c'è nessuna scritta, come fai a sapere il suo nome? Non ne sono sicuro, è solo che lo conosco. Certo che tu sei davvero molto strano. Un dominatore del fuoco, che nessuno faccia rumore! Tu stai facendo un rumore! Shh. Indietro. Dai, vieni fuori, piccolo lemure. Quel ragazzo affamato non ti darà più fastidio. Oh! Dominatori del fuoco, sono stati qui. Ghiaccio. Oh. Aang, hai trovato la mia cena? Non avevo sul serio intenzione di mangiarmi il lemure. Oh, accidenti. Vieni via, andrà tutto bene. Usciamo da qui. Avvertite immediatamente il Signore del Fuoco. L'Avatar è ritornato. Aang, forza! Reagisci! Cos'è successo? Ha scoperto che i Dominatori del Fuoco hanno ucciso Ghiaccio! Oh no! Deve essere sconvolto! E con lui tutti i precedenti avatar! Ora proverò a farlo calmare! Cerca di riuscirci prima che ci spazzi via dalla montagna! Che cos'era? Non lo so. Beh, non è il caso di rimanere qui per scoprirlo. È ora di andare via! Ah! Ah! Se dovremmo rimanere ancora un po'. Voi tre dovrete darci qualche spiegazione. E se non rispondete a tutte le nostre domande, vi getteremo in acqua con l'unagi. Fatevi vedere, vigliacchi! E voi chi siete? E gli uomini che ci hanno teso l'imboscata, dove sono? Non c'erano uomini, noi vi abbiamo teso l'imboscata. Adesso diteci chi siete e che cosa fate qui. Aspetta, non è possibile che siamo stati presi da un branco di ragazze. Un branco di ragazze, eh? Penso che questa sera l'unagi mangerà bene. No, non fargli del male, non diceva seriamente. Mio fratello dice sempre delle stupidaggini. È colpa mia. Mi dispiace, io volevo solo cavalcare la carpa elefante. Come facciamo a sapere che non siete spie della Nazione del Fuoco? Kyoshi è rimasta fuori dalla guerra finora e noi vogliamo che le cose restino così. Quest'isola prende il nome da Kyoshi. Io conosco Kyoshi. Come puoi pensare di conoscerla? L'avatar Kyoshi è nata qui 400 anni fa. È morta da secoli. La conosco perché io sono l'avatar. Questo è impossibile. L'ultimo avatar era un dominatore dell'aria che è scomparso 100 anni fa. Sono io. Gettatelo nelle fauci dell'unagi. Vedere di cosa sei capace. Oh. Oh, hai visto? Ma come ha fatto? È vero. Tu
sei proprio l'Avatar. Ora state a guardare. Ehi, che stai facendo? No! Io non capisco. Questa è solo una statua di Roku. Oh, allora è di questo che voleva parlarmi Roku, di una cometa. E quando gli parlerò? E la luce raggiungerà Roku il giorno del solstizio. Quindi è allora che potrò parlare con Roku. Ma io non posso aspettare così a lungo. Io devo salvare Sokka adesso. Avatar Roku una volta considerava questo tempio come la sua casa. È stato lui a creare questi passaggi segreti. Lei conosceva l'Avatar Roku? No, ma mio nonno lo conosceva. Precedenti generazioni di saggi del fuoco hanno custodito questo tempio molto prima di me. Noi tutti abbiamo un forte legame spirituale con questo posto. È così che ha saputo che stavo venendo? Qualche settimana fa è successa una cosa stupefacente. Gli occhi della statua dell'Avatar Roku hanno cominciato a brillare. È stato quando eravamo nel Tempio dell'Aria. Anche lì gli occhi dell'Avatar Roku stavano brillando. Solo in quel momento abbiamo appreso che è ritornato nel mondo. Ma se questo è il Tempio dell'Avatar, perché i saggi mi hanno assalito? Le cose sono cambiate. In passato i saggi erano fedeli solo all'Avatar. Quando Roku morì, i saggi hanno aspettato con ansia che l'Avatar successivo arrivasse. Ma non è mai arrivato. Stavano aspettando me. Non sentirti in colpa, sei in ritardo solo di 100 anni. Hanno perso ogni speranza che tornasse. Quando il Signore del Fuoco Sozin cominciò la guerra, mio nonno e gli altri saggi furono costretti a seguirlo. Io non ho mai voluto servire il Signore del Fuoco. Quando ho appreso che saresti tornato, ho compreso che avrei dovuto tradire gli altri saggi. Grazie per l'aiuto che mi dà. Seguiremo queste scale fino al santuario. Una volta che ci sarai entrato, aspetta che la luce illumini la statua dell'Avatar Roku. Solo allora potrai riuscire a parlargli. Oh no. Cosa c'è che non va? Le porte del santuario sono chiuse. E lei non può aprirle con il dominio del fuoco, come ha aperto l'altra porta? No. Solo un avatar padrone dei quattro elementi è abbastanza potente da aprire questa porta. Altrimenti i saggi devono aprirla insieme con 5 colpi infuocati simultanei. 5 colpi infuocati, eh? Penso di potervi dare una mano. Se la luce illumina la statua, io dovrei parlare con Roku. Allora perché non succede niente? Perché non funziona? Non si aprono! Forse si tratta della luce. L'Avatar Roku non vuole che entriamo. Perché non succede niente? Non so cosa fare. Conosco solo il dominio dell'aria. Ti prego, avanti, Roku, parlami! Bello rivederti, Aang. Come mai ci hai messo tanto? Perché hai aiutato l'Avatar? Perché una volta questo era il dovere dei saggi. E io penso che lo sia ancora. Sentite che dichiarazione commovente e profonda. Sono certo che il Signore del Fuoco capirà quando gli spiegherai perché l'hai tradito. Comandante Zhao. Principe Zuko. È stata una discreta mossa, ma la tua piccola copertura di fumo non ha funzionato.
due traditori in un solo giorno. Il Signore del Fuoco ne sarà felicissimo. Sei arrivato troppo tardi, Zao. L'Avatar è entrato e le porte sono sigillate. Non è importante. Credo che prima o poi sarà costretto a uscire. Ho qualcosa di molto importante da dirti, Aang. È per questo che, quando eri nel mondo dello spirito, ho mandato il mio dragone a cercarti. Si tratta di quella visione, di quella della cometa. Sì. Cosa significa? Circa 100 anni fa, il Signore del Fuoco, Sozin, ha usato quella cometa per iniziare la guerra. Lui e il suo esercito di dominatori del fuoco hanno imbrigliato il suo potere incredibile e sferrato un colpo mortale contro le altre nazioni. Quindi la cometa li ha resi più forti? Sì. Più forti di quanto tu possa mai immaginare. Ma questo è successo 100 anni fa. Cosa ha a che fare ora la cometa con la guerra? Ascoltami attentamente. La cometa di Sozin tornerà per la fine di quest'estate e il Signore del Fuoco, Ozai, vuole usare il suo potere per concludere la guerra. Se ci dovesse riuscire, nemmeno l'Avatar sarà più in grado di ristabilire l'equilibrio nel mondo. Aang, tu devi sconfiggere il Signore del Fuoco prima che arrivi quella cometa. Ma non ho nemmeno imparato il dominio dell'acqua, per non parlare di quello della terra e del fuoco. Per diventare padrone degli elementi ci vogliono anni di disciplina ed esercizio, ma se vuoi che il mondo sopravviva, devi riuscire a farlo per la fine dell'estate. Quando le porte si apriranno, scatenate tutta la vostra potenza di fuoco. Come farà Aang a cavarsela in questa situazione? Come faremo noi a cavarcela in questa situazione? E se non riuscissi a diventare in tempo padrone di tutti gli elementi? Io so che puoi farcela, Aang, perché lo hai già fatto prima. Il solstizio sta finendo. Dobbiamo separarci di nuovo per il momento. Ma non riuscirò mai a tornare al tempio. E se avessi delle domande, come potrò parlarti? Io sono parte di te. Quando avrai di nuovo bisogno di parlarmi, vedrai che troverai il modo. Ti aspetta un grosso pericolo al tempio. Io posso aiutarti ad affrontare la minaccia, ma solo se sei pronto. Sono pronto. State pronti! No, Aang! Fuoco! È l'Avatar Roku. No! L'Avatar Roku distruggerà il tempio. Dobbiamo andarcene subito da qui. Non senza Aang! Copriamo noi le spalle. Grazie. Dov'è Shaio? Non lo so. Vai via. Maestro, ho bisogno di imparare il dominio del fuoco. Solo un folle cerca la propria distruzione. Io sono l'Avatar, è il mio destino. Destino? Cosa ne sa un ragazzo del destino? Se un pesce vive la sua intera esistenza in questo fiume, conosce forse il destino del fiume? No. Sa solo che scorre continuamente fuori dal suo controllo. Può seguirne il corso, ma non può vederne la fine. Non può immaginarsi l'oceano. D'accordo, ma è dovere dell'Avatar essere padrone di tutte le discipline del dominio. Per essere padrone delle discipline del dominio devi conoscere la disciplina stessa. Ma tu non sei interessato a questo, quindi non nutro alcun interesse per te. Ora vattene. La prego, devo imparare. Potrebbe essere la mia unica opportunità. Sei sordo? Come posso insegnarti se ti rifiuti di ascoltare? Prima di imparare il dominio del fuoco, devi imparare quelli dell'acqua e della terra. L'acqua è fresca e lenitiva, la terra è solida e stabile, ma il fuoco è vivo.
respira, cresce. Senza il dominatore una roccia non si lancia. Il fuoco invece si propaga e distrugge tutto ciò che incontra se non si ha la capacità di controllarlo. È questo il tuo destino. Tu non sei pronto, sei troppo debole. Mi consideri debole? Avatar Roku! No, no, io non intendevo questo. Sono stato padrone degli elementi 1000 volte in 1000 diverse vite. Ora devo farlo ancora una volta. Insegnerai all'Avatar il dominio del fuoco! Sì. Va bene, te lo insegnerò. Davvero? È fantastico! Ah. Salve, mi dispiace disturbarla. Ho bisogno di trovare gli spiriti della luna e dell'oceano. Vattene via. Sei ancora qui? Sì, ho bisogno... Forse questa cosa potrebbe aiutarti. Seguila. Finalmente. Ah! Ah! Torna indietro! Salve, Roku! Roku, la tribù dell'acqua è stata attaccata. Devo trovare gli spiriti della luna e dell'oceano. La luna e l'oceano sono spiriti antichi. Hanno attraversato il confine che separa il mondo degli spiriti da quello mortale all'inizio dei tempi. Io conosco solamente uno spirito che sia abbastanza vecchio da ricordare. Chi? Il nome di questo spirito è Kou, ma è molto pericoloso. Lo chiamano colui che ti ruba il volto. Quando parli con lui devi fare molta attenzione a non mostrare alcuna emozione, neanche la minima espressione, o ti porterà via il volto. C'è qualcuno? Sto cercando uno spirito di nome Kou. Benvenuto. Grazie. Il mio vecchio amico, l'Avatar. È passato molto tempo. Tu mi conosci? Come potevo dimenticarti? Una delle tue precedenti incarnazioni ha cercato di uccidermi, forse 800 o 900 anni fa. Scusa, ma non lo sapevo. E perché avrebbe... Avrei cercato di ucciderti. Oh, è stato per il semplice fatto d'aver rubato il volto di qualcuno che amavi. Naturalmente tutto ciò appartiene al passato. Perché dovrei portarti rancore per qualcosa che è successo in una vita precedente? Dopotutto ora sei una persona diversa. Sei venuto da me con un volto nuovo. Gli spiriti sono in pericolo. Devo tornare nel mondo reale. C'è qui un amico che ti riporterà indietro. Ehi, bye!